Buonasera dall'associazione Brenta Sicuro, il forum regionale dei contratti di fiume, e vi auguro buona visione della nuova puntata di Pillole d'Ambiente. Ogni giovedì ore 18:15 si parla di ambiente e in particolare di acqua, di corsi d'acqua. Anzitutto ringraziamo l'editore di Radio Science, Rosario Moreno, per la diffusione di Pillole d'Ambiente su www.radioscience.it ed attraverso Mediaset su mutina.com, oltre che su Facebook, Diventa Sicuro, il foro giornale dei contratti di fiume e sui vari social. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare l'ingegnere Francesco Baruffi, segretario generale del distretto idrografico Alpi Orientali, e con due collaboratori, il dottor Matteo Bisaglia e l'ingegner Michele Ferdi. Questa sera parliamo di piano di bacino, momenti di incontro per conoscerci. Ingegner Baruffi, cos'è questo piano di bacino? Ci presenta questo piano, che cos'è? Il cittadino vuole saperne di più. Buonasera a tutti. Il piano di bacino è uno strumento abbastanza complesso e articolato che riguarda varie discipline che sostanzialmente fa riferimento all'acqua come elemento fondamentale e al territorio. Quindi nell'ambito dello spettro, dell'ampio spettro di tematiche che il piano di bacino viene a organizzare, abbiamo l'uso della risorsa idrica, elemento fondamentale, abbiamo la tutela del territorio dalle alluvioni, quindi la difesa delle acque e la difesa dalle acque, abbiamo tutta la componente che riguarda l'instabilità dei versanti e abbiamo tutta la componente che riguarda gli effetti degli elementi valanghivi che si manifestano nella parte alta dei bacini. Non va sottratto a tutto questo poi la gestione della parte costiera e quindi delle acque che sostanzialmente vanno a interagire tra acqua e territorio, quindi tutto l'elemento di evoluzione morfologica della costa e della gestione. Questi sono gli elementi che formano i temi nei quali i piani di bacino si sviluppano. Due fondamentali e importanti dove la gente coglie molto la struttura che un piano e l'interazione che un piano di bacino può avere sul territorio riguardano la gestione delle acque e la gestione del territorio nell'ambito delle alluvioni, e su questi due temi molto importanti i riferimenti fondamentali riguardano anche la normativa europea con le due direttive 2000 e 2007-60 che in pratica hanno richiesto ad ogni Stato membro di predisporre i cosiddetti piani di gestione, cioè questa componente del piano di bacino che riguarda la gestione delle acque dal punto di vista dell'assetto quali quantitativo e la gestione del territorio in esito al possibile evento alluvionale. Ecco, questi due milestone fondamentali che in pratica caratterizzano la pianificazione di bacino. Nell'ambito poi di questo contesto molto importante riguarda l'instabilità dei versanti, quindi tutti i fenomeni che sono sostanzialmente legati alle frane, alla caduta dei massi, ecco, l'instabilità di un versante che quindi tende a portare le cosiddette instabilità geologiche e che sono sostanzialmente ricondotte ai cosiddetti piani di assetto idrogeologico insieme alla parte che riguarda le valanghe. E per farvi una breve sintesi di quello che vi ho detto in qualche minuto, utilizzo qualche slide proprio per rappresentarvi chi è il territorio e per che motivo abbiamo bisogno in sostanza di andare a governarlo dal punto di vista di questi fenomeni alluvionali o nella gestione delle risorse idriche, perché questi sono due temi fondamentali proprio nell'ambito della pianificazione di bacino. Mi aiuto con qualche slide che velocemente vi illustrerò proprio per mantenermi anche nei tempi che ci siamo dati
La prima cosa che vorrei così rappresentarvi è proprio questo, le caratteristiche dell'ambito territoriale nel quale andiamo a porci. Cioè siamo nel nord-est, come vedete dalla figuretta, il distretto è un ambito territoriale che va dal confine con la Slovenia, che vedete a destra, fino al bacino dell'Adige, e comprende tutto quel territorio tra l'Austria e il mare. Ecco, questo è l'ambito, ci sono sei grandi fiumi a regime fluvio-torrentizio, perché vedete nella figura sotto sono dotati di notevole pendenza, e quando cominciano a risentire del mare, quindi c'è il cambio di pendenza, in quel punto manifestano tutte le situazioni di criticità idraulica, e nel momento in cui proprio in quel punto le ghiaie si confondono con le argille, nascono le cosiddette i cosiddetti fontanili, la linea delle risorgive. Questa è un po' la caratterizzazione molto veloce di quello che può essere il nostro ambito territoriale, nel quale anche il bacino del Brenta, che vedete vicino proprio al bacino dell'Adige, vedete che praticamente sono, le foci sono abbastanza contigue, è caratterizzato da questa importante caratteristica, una notevole pendenza, quindi se c'è la pendenza l'acqua velocemente si trasferisce, cosiddetto tempo di corrimazione, e nel momento in cui risente del mare, cambiando la pendenza, manifesta la sua criticità. È con questo che dobbiamo fare i conti dal punto di vista sia delle risorse idriche e nella loro gestione, sia per la sicurezza del territorio. In questo ambito territoriale piove molto, vedete qui le medie annue con due occhi cosiddetti molto intensi nell'area friulana e nei Lessini, che è un altro vicino al lago di Garda, vedete quel punto di concentrazione, e questa è la caratteristica nella quale poi si manifestano anche le situazioni più importanti e più critiche. Quello che vi dicevo prima è rappresentato in questa figura, dove vedete che le freccette stanno a indicare che il corso d'acqua prima di questa linea famosa che vi ho rappresentato è disperdente, cioè alimenta le falde, è lì che ha questa funzione molto importante di alimentare le falde, per poi la parte residuale di convogliarla male attraverso i tratti terminali. Questa è un po' la caratteristica fondamentale che non va dimenticata quando parliamo poi di pianificazione di bacino, cioè gestire questo tipo, diciamo, di situazioni sia nell'ambito del governo delle acque dal punto di vista della tutela quali quantitativa, che nel momento in cui devi gestire anche gli eventi alluvionali che si possono manifestare. L'acqua ce n'è molta, vedete da questo riquadro come rispetto all'Italia il nord-est è molto ricco, però gli usi di quest'acqua sono molto intensi, per cui non è più un elemento ridondante, ma un elemento che va trattato come una risorsa, diciamo, uso un termine forte, ma molto significativa, una risorsa rara. E in questo contesto ci sta la gestione delle acque dal punto di vista quali quantitativo, quindi ci sono gli usi che vedete sono segnati abbastanza, diciamo, in modo evidente, ma un uso fondamentale è anche quello ambientale, quindi la preservazione dei corsi d'acqua per la loro funzione e per il loro, diciamo, anche assetto ambientale, nonché di natura paesaggistica. I cambiamenti climatici sono un elemento sul quale tutti noi dobbiamo ormai confrontarci, ed è anche questo un tema che la pianificazione di bacino affronterà proprio nei prossimi piani che saranno varati nel 2021, e vedrete come avremo anche degli elementi di cosiddetta adattabilità che dobbiamo in qualche modo organizzare per prepararci a questi eventi che si potrebbero manifestare, e quindi dobbiamo essere preparati a fare questo. Magari ne parliamo anche dopo. Chi sono le due direttive che prima vi stavo rappresentando? Sono la direttiva 2060 dell'Europa, che è funzionale all'assetto qualitativo e quantitativo delle acque, quindi il piano di gestione delle acque. Vedete che quali sono le funzioni principe che la direttiva ha rappresentato come scopo fondamentale, ma elemento che vi chiedo di mantenere nella vostra memoria per una lettura di questi strumenti complessi,
è la cosiddetta unità di riferimento, cioè il corpo idrico. In buona sostanza la direttiva che cosa ci ha detto? Dividete la rete idrografica in corpi idrici, cioè in corpi che hanno analogie dal punto di vista ambientale, dal punto di vista ecologico e dello stato chimico, e quindi andatele a caratterizzare affinché nell'ambito dei traguardi che vi assegno, cioè ogni 6 anni, possiate mantenere o migliorare il loro stato di qualità ambientale, cioè lo stato ecologico e lo stato chimico. Uno riguarda l'assetto, diciamo, della componente naturale del corso d'acqua, l'altro riguarda lo stato chimico, l'assetto, il chimismo delle acque e la loro condizione di qualità. Chiaramente nel contesto generale dell'ordinamento, tenete conto che abbiamo un ordinamento, il 152 del 2006, che individua i piani di tutela predisposti dalla regione, la direttiva europea che chiede di preparare questi piani di gestione delle acque, che sono il contenitore di entrambe queste, diciamo, pianificazioni, una di carattere regionale, questa di carattere sovraordinato a scala distrettuale. Un termine complesso, una pianificazione complessa e impegnativa, che però nel tempo ci può dare degli ottimi risultati nell'ambito degli obiettivi da raggiungere, cioè l'assetto qualitativo e quantitativo delle acque. Ne parleremo dopo in modo più approfondito col dottor Bisaglia. Le misure sono le azioni che si intraprendono per andare a raggiungere questi obiettivi, e vedete, questo ce n'è un numero notevole, caratterizzate da varie tipologie, e sostanzialmente hanno l'obiettivo di andare a raggiungere questi obiettivi di qualità ambientale. Analogo ragionamento vale per le alluvioni. Le alluvioni, il piano delle alluvioni, il piano di gestione delle alluvioni è governato dalla direttiva 2007/60, che in sostanza lancia un messaggio molto importante e dice: devi imparare a convivere con questi elementi, con questi fattori naturali, e questa convivenza deve nascere dalla coscienza che si manifesteranno sempre. In questo caso devi stare attento di organizzare il tuo territorio per il suo sviluppo sostenibile, ma anche per, senza dubbio, e in particolare per la tutela della pubblica incolumità. Tieni conto che i cambiamenti climatici devono essere uno degli elementi nei quali tu ti devi confrontare e prepararti per andare a governare questo possibile effetto diverso sul territorio. Quindi questa è una rappresentazione un po' complessa, questa, ma che vi spiego con delle parole molto semplici. Per ottenere questi risultati tu puoi agire in due modi: o difenderti con delle opere idrauliche, e vedete che questo è il caso di quella freccetta blu, nella quale tu, facendo un'opera idraulica, tipo un'opera di difesa, abbassi la pericolosità e quindi abbassi il concetto di rischio, che quindi magari poi sarà ripreso anche dall'ingegner Ferri. Oppure ti puoi comportare, che è quella freccetta rossa. In buona sostanza devi imparare, ingegneristicamente parlando, a scappare, a saperti in qualche modo organizzare nel momento in cui sei conscio che sta avvenendo un evento di un certo tipo. Ecco, questa è la sintesi, molto 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 sintesi, di quello che può essere i contenuti del piano di gestione. Dopo vedremo una misura molto particolare sulla quale ci tengo molto, perché l'Europa ha indicato il nostro operato come riferimento unico a scala europea, proprio nell'utilizzazione dell'intelligenza collettiva, quindi nell'interazione tra l'amministrazione e il cittadino, un po' quello che stiamo facendo questa sera, e quindi poi l'ingegner Ferri avrà modo di rappresentarvi tutto questo. Quindi 4 obiettivi fondamentali in questa pianificazione: la salute, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche. Questi sono i 4 punti nei quali il piano delle alluvioni si muove per andare a governare questi processi importanti che possono avvenire a causa di eventi meteoclimatici anche significativi, e che nel nord-est si sono più volte rappresentati. Sono 900 misure, e una di queste in particolare ve la voglio proprio dopo rappresentare, perché rappresenta un po' un punto di riferimento per tutti noi, che hanno varie tipologie che vanno dalla prevenzione alla protezione alla preparazione. Ora
Tutto questo lo trovate rappresentato puntualmente nel piano e vi diremo poi anche come potete andare a consultare e interagire affinché possiamo avere il vostro contributo. Anche in questo caso i cambiamenti climatici rappresentano un riferimento e i cambiamenti climatici devono tener conto non soltanto del fatto di cosa succederà nel territorio, ma anche di come il mare ci potrà indurre delle condizioni, diciamo, di necessaria convivenza sulla possibilità che il livello marino si possa alzare nei tempi previsti entro il 2070, 2100 e così via. Quindi questi sono temi che vengono e verranno affrontati in particolare nel piano del 2021, su quale spero di poter avere sempre da voi tutti i contributi per migliorare le performance di questi contenuti, di questi strumenti di pianificazione. Dedicheremo poi un breve flash per mostrarvi come poter interagire al meglio con questi strumenti di pianificazione. Ecco, questo è il quadro generale molto veloce che ho voluto farvi dei temi fondamentali nei quali vi potete ampiamente confrontare. Rimane un tema altrettanto complesso, ma che oggi non facciamo a tempo a parlare, che riguarda i fenomeni di instabilità dei versanti, cioè le frane, detto in termini più immediati, che hanno una impostazione e una collocazione molto particolare, proprio perché sono fenomeni di un certo tipo e che necessitano di una particolare indicazione. Ma anche questi riguardano la pianificazione di bacino, comprese le valanghe. Io avrei completato le mie indicazioni, quindi se c'è qualche domanda o qualche tipo di elemento che vogliate chiedermi, sono qua per questo e vi cedo la parola. No, io non ho domande particolari, non so se Alessandro vuole chiedere qualcosa, altrimenti andiamo al Beh, secondo poi ci sono tanti intervento. altri relatori per cui non ruberei spazio, però c'è una cosa che mi ha incuriosito, un'espressione che ho letto in alto su una slide. Ecco, quindi chiedo all'ingegner Baruffi, segretario generale del Distretto Idrografico Alpi Orientali, ecco, che significato ha questa frase? I sistemi di governance non sono in grado di affrontare la variabilità climatica. Cosa si intende con questa espressione che ho letto sulla slide? Vuol dire in sostanza che allo stato attuale non abbiamo delle pianificazioni in corso che sono pronte per recepire questa possibile, diciamo, trasformazione che ne può nascere da una diversa modalità di manifestarsi delle piogge o di avere diciamo, dei livelli del mare diversi da quelli in questo momento ci stiamo confrontando. Quindi dobbiamo fare questo sforzo. E quindi è questo che ci chiede l'Europa, non chiede una soluzione del problema, ma chiede di iniziare una preparazione verso il problema. Quindi i nostri strumenti di governance, cioè quindi i piani, gli strumenti, devono iniziare questo percorso. Ed è il motivo per il quale prima vi ho accennato alle cosiddette misure di adattabilità o di adattamento, cioè questo percorso che si deve iniziare a fare perché, viste gli esiti che abbiamo, vi ho brevemente illustrato prima, sia delle temperature sia dei livelli del mare, noi dobbiamo iniziare un percorso nel quale dobbiamo, diciamo, in qualche modo prepararci a questa possibile mutazione nel modo con il quale si manifesteranno le piogge, si manifesteranno i livelli marini. Dopo avrete anche vi farà un breve flash anche proprio riguardo alle risorse idriche, su come ci dobbiamo adattare. Anche l'ingegner Ferri è sicuramente in grado di darvi delle anticipazioni su quello che potrebbero essere gli effetti dei cambiamenti climatici sulle alluvioni. Quindi, come prepararsi? Bisogna prepararsi. Questo è il messaggio chiave che nasce dalle direttive e che necessariamente va affrontato perché nel 2021 dobbiamo fare il primo passo verso questo primo adattamento a questo fenomeno che è ormai manifesto. Questo è il messaggio che era riportato in questa, diciamo, diapositiva che vi ho mostrato in sostanza. Ecco. Bene, grazie.
diamo la parola adesso, immagino, al prossimo relatore che in scaletta è dottor Matteo Bisaglia. Ecco, in sostanza faccio una breve... Noi adesso vi andremo a sviluppare, fare uno zoom molto specifico, vi ho portato i due specialisti del settore proprio perché abbiate delle indicazioni molto pregnanti, e uno riguarderà appunto la gestione delle acque e l'altro riguarderà come gestire le alluvioni e in particolare come confrontarsi con il cittadino, come andare ad avere una condivisione con il cittadino. E allora io direi che il dottor Bisaglia può iniziare questa sua rappresentazione perché possiate avere questo tipo di indicazione specifica. Sì, buonasera, un attimo, faccio partire anch'io la presentazione. Se la faccio, eccola qua. Allora, sì, il tema appunto è il piano di gestione delle acque. Come diceva l'ingegner Baruffi, è lo strumento proprio che nasce per dare una visione organica e coordinata per la tutela di acque ed ecosistemi. Il presupposto di partenza è che ci sono già tante direttive europee che si occupano delle acque, la direttiva nitrati, la direttiva acque reflue, e a un certo punto si è vista la necessità che ci fosse un unico strumento che potesse coordinare tutte le attività proprio intorno alla tutela delle acque, e in modo tale da avere un'azione organica ed efficiente che portasse appunto al raggiungimento di obiettivi ambientali come sono stati specificati dal segretario nel suo intervento precedente. In effetti il piano di gestione delle acque è costruito secondo un modello concettuale che cerca di individuare i rapporti causa-effetto tra l'uso del territorio delle acque e gli impatti che questo uso genera negli stati delle acque. Quindi si parte dall'identificazione di quelli che sono i determinanti, quindi le attività umane che interagiscono, che usano l'acqua oppure che comunque interagiscono con l'acqua. Questi determinanti appunto determinano delle pressioni, quindi quei fenomeni che sono responsabili del degrado delle acque, quindi le emissioni degli inquinanti, i prelievi d'acqua, e queste pressioni producono i cambiamenti di stato. Il cambiamento di stato di un corpo idrico definisce, provoca un impatto, che sono quelli che noi dopo in effetti riscontriamo nella nostra vita. Quindi abbiamo peggioramento degli effetti della salute, un decadimento degli ecosistemi e anche dei risvolti che sono legati proprio anche alla fornitura dei servizi ecosistemici. Tutto questo sistema richiede necessariamente delle risposte. Le risposte sono proprio le misure di piano che possono agire su ciascuno di questi elementi. Quindi modificano i determinanti, riducono le pressioni, ripristinano lo stato o riducono gli impatti. Questa analisi viene effettuata a scala di singolo corpo idrico. Questo concetto, già detto in precedenza, è l'elemento di riferimento del piano di gestione. E nella sostanza, per quanto riguarda per esempio i fiumi, può essere identificato da varie sezioni consecutive del medesimo corso d'acqua, che sono omogenee al loro interno secondo delle caratteristiche morfologiche o ambientali, e quindi ogni corpo idrico ha un suo determinato obiettivo ambientale. Il piano quindi parte da un'individuazione di corpi idrici, una sorta di spezzettamento di tutto il reticolo idrografico superficiale, definisce per ognuno di questi corpi idrici i determinanti, le pressioni e gli impatti che abbiamo visto in precedenza. Sulla base di questi si definisce uno stato del corpo idrico e conseguentemente si individuano gli obiettivi di qualità, cioè il termine a cui possiamo portare in termini di miglioramento quel corpo idrico.
si individuano le carenze, cioè dove bisogna agire per ripristinare o migliorare lo stato di qualità ambientale, e sulla base di questo viene definito il programma delle misure. L'attuazione del programma delle misure poi porta in maniera circolare a ogni 6 anni a riprendere l'analisi dei determinanti, e in modo tale da appunto con ciclo ogni 6 anni riprendere il ciclo e rifare eventualmente l'aggiornamento del piano, e questo all'interno di un'azione costante di monitoraggio dei corpi idrici. E abbiamo parlato di pressioni. Lo stato delle pressioni nel nostro distretto presenta una distribuzione delle pressioni che è suddivisa in cinque macro pressioni, la prima delle quali è la pressione delle alterazioni morfologiche. Le alterazioni morfologiche sono appunto tutte quelle attività che portano a modificare l'assetto morfologico di un fiume, e sono in effetti le pressioni più rappresentate all'interno delle criticità presenti nel distretto. A seguire, infatti, abbiamo un 38% tra tutte le pressioni sono alterazioni di carattere morfologico. A seguire abbiamo invece poi le pressioni diffuse, il 25%, quindi quasi un quarto delle pressioni sono le pressioni diffuse. Le più caratteristiche, per capirci, sono per esempio l'agricoltura. L'agricoltura genera un inquinamento che dopo, attraverso lo scorrimento superficiale, va a finire appunto nei corpi idrici superficiali e attraverso l'infiltrazione nei corpi idrici sotterranei, e questo genera un inquinamento. Poi abbiamo a seguire un 20% delle pressioni che riguarda i prelievi. Il nostro territorio è molto ricco d'acqua, ma proprio per questo ha fondato la sua economia e il suo territorio è fondato sull'uso dell'acqua, e quindi i prelievi sono sicuramente molto importanti. E infine l'ultimo aspetto sono le pressioni puntuali, quindi quelli che sono gli scarichi, che riguardano un 13% delle pressioni. Come sta il nostro distretto? Sostanzialmente, a livello distrettuale, abbiamo uno stato dei corpi idrici che non è malvagio confrontato rispetto ad altri paesi europei. Abbiamo infatti più del 50% dei corpi idrici è in stato elevato o buono. Questi sono dati ancora del 2016, perché è in corso, si sta concludendo in questi giorni l'assetto definitivo che verrà pubblicato nel progetto di piano a dicembre, e quindi però adesso non era ancora completato, per cui per adesso vi riporto la situazione al 2016. Facendo uno zoom sul bacino del Brenta-Bacchiglione, vediamo sostanzialmente che non si modificano di molto i numeri. Abbiamo una prevalenza comunque del buono e dell'elevato, e abbiamo una componente comunque di sconosciuto, cioè dove non è possibile monitorare lo stato del corso d'acqua per diversi motivi. In questo caso la direttiva europea ti permette di attribuire uno stato al corpo idrico non monitorato attraverso una sorta di analogia, cioè laddove il corpo idrico ha le medesime pressioni di altri corpi idrici monitorati, questo stato viene trasferito anche al corpo idrico non monitorato. E abbiamo detto, monitoriamo ogni corpo idrico, ne definiamo degli obiettivi e troviamo le medicine per questa malattia, quindi le misure che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali. C'è una buona dose di medicine che è già presente nelle direttive europee. Le citavo prima: la direttiva acque reflue, acque potabili, acque di balneazioni, la direttiva habitat uccelli, sui prodotti fitosanitari, i nitrati. Nel piano di gestione si fa una sorta di ricognizione di tutto quello che è già in atto e in essere in attuazione di queste specifiche direttive. Se queste non bastano, vengono attivate le cosiddette altre misure di base. Sono altre misure, in questo caso invece specificamente individuate dal
piano di gestione che devono contribuire al raggiungimento degli, appunto, degli obiettivi ambientali. Quindi ogni corpo idrico viene caratterizzato da uno stato, viene definito perché quello stato è non buono, vengono definite le misure che permettono a quel corpo idrico di raggiungere il suo obiettivo ambientale entro, il, entro un determinato periodo temporale. In questo caso sono i 6 anni del, del piano. In particolare tra le misure presenti era, trovavo particolarmente significativo parlare delle misure win-win. Abbiamo visto che esistono due piani che sono il piano alluvioni e il piano di gestione delle acque che hanno tutti e due come riferimento il corpo idrico, trattano dell'acqua sotto diversi aspetti, però hanno sicuramente numerosi punti di contatto e questi, uno di questi punti di contatto sono le cosiddette misure win-win. Misure win-win sono misure che sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi sia della direttiva acque sia della direttiva alluvioni. In questo caso noi nei piani vigenti ne abbiamo identificate alcune e queste infatti sono misure per le quali abbiamo attivato proprio delle specifiche attività, delle specifiche misure. Per il nuovo piano ci sono sicuramente delle nuove sfide che si sono, sono evidenziate nel corso di questi 6 anni. Alcune opportunità e alcune criticità. Tra le opportunità sicuramente lo sviluppo delle tematiche legate alle infrastrutture verdi che hanno assunto anche dal punto di vista della, della conoscenza elementi importanti che sicuramente rientreranno nei piani. Abbiamo il tema dei contratti di fiumi che nel nostro territorio sono molto esuberanti, nel senso che ci sono molte iniziative che prendono atto e sicuramente hanno possono avere perlomeno un ruolo importante nell'applicazione, nella gestione, nell'applicazione diciamo delle misure di piano e quindi nel raggiungimento degli obiettivi. La politica agricola comunitaria richiede un necessario, soprattutto quella che si sta sviluppando e progettando per il prossimo sessennio, un'integrazione molto forte con il piano di gestione delle acque. E infine abbiamo i cambiamenti climatici. Come accennava il segretario, un elemento molto importante che si svilupperà in questo piano che, di gestione che è in fase di aggiornamento è proprio l'analisi di rischio per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Sappiamo che per quanto riguarda le distribuzioni delle piogge abbiamo una diversa distribuzione prevista per i prossimi nel prossimo secolo, una diversa distribuzione delle piogge che ci porterà ad avere meno acqua d'estate e più acqua d'inverno. Per questo noi volevamo approntare in questo piano di gestione uno strumento che ci permettesse di capire non solo in proiezione diciamo meteorologica, quindi capire solamente dove piove di meno, ma capire anche i territori nei quali piove di meno, che tipo di realtà ci sono e quindi quali sono gli elementi che potrebbero avere una vulnerabilità o un'esposizione, per usare terminologie mutuate proprio dal piano di gestione del rischio di alluvioni, che potrebbero rendere particolarmente rischiosi alcuni territori rispetto ad altri territori. Faccio un esempio: se un territorio, per esempio nell'ambito agricolo, ha un abbassamento della piovosità prevista e non ha nessun elemento di invaso a monte, per esempio alcuni bacini che possono essere utilizzati sia per uso idroelettrico ma anche per uso irriguo, è sicuramente un territorio che ha una vulnerabilità maggiore rispetto ad altri territori che invece possono assumere strumenti di compensazione come per esempio l'accumulo delle acque nel territorio. Questo ci permette di individuare zone particolarmente rischiose nell'ambito del distretto e conseguentemente anche progettare per adesso, nel breve termine, ma anche nel lungo termine, azioni e misure di adattamento. Quindi capire dove deve andare la pianificazione territoriale per mitigare il rischio legato proprio a questi cambiamenti climatici. Io avrei concluso questa parte. Se ci sono elementi, richieste di approfondimento, sono qui, o se non sono stato particolarmente chiaro. Grazie. Alessandro?
Ma direi a questo punto, visto che abbiamo fatto un po' di ritardo, ecco, di proseguire con le presentazioni e poi magari fare delle domande alla fine, se ci avanza un po' di tempo, anche secondo quello che ci dice la regia. Ecco, volevo soltanto fare un brevissimo flash per farvi capire la complessità. Avete visto questa cosa? Sembra un giocattolo detto così, ma vi posso garantire che l'organizzazione di questo tipo, diciamo, di strumenti ha una notevolissima complessità, quindi penso che tutti possano capire l'importanza di, diciamo, di collaborare anche da parte di tutti voi, perché per il miglioramento delle performance di questi strumenti, tenendo conto che organizzarli è particolarmente difficile e molto impegnativo. Ecco, adesso dovremo affrontare invece, per quanto riguarda la direttiva alluvioni, cioè la parte che riguarda la difesa del territorio, una serie, ci tengo molto a mostrarvi una serie di importanti misure e una in particolare dove l'Europa, come vi ho detto prima, vi mostro questo documento che vi invito a scaricarvi, perché potete leggere letteralmente come il distretto è stato ritenuto dall'Europa riferimento fondamentale. L'ingegner Ferri è un po' l'artefice un po' di questa, diciamo, iniziativa, di questa misura di piano. Vi farà anche una breve, penso, introduzione su quelli che sono i concetti fondamentali, che è bene che il cittadino abbia sotto mano, perché in questo modo legge la pianificazione di bacino. Questo è un modo, attraverso uno strumento che dovete avere in mano per leggere la pianificazione di bacino. Quindi l'ingegner Ferri adesso vi introduce all'argomento, e credo che questo sia di particolare interesse proprio per come i cittadini si possono, coordinare con l'amministrazione. A te, Michele. Ecco, un attimo prima dell'intervento, io volevo chiedere di nuovo scusa per i problemi tecnici. È probabile che anche le diapositive che abbiamo trasmesso purtroppo non siano visibili, e quindi, interpretando anche l'editore, c'è la disponibilità nel rifare una trasmissione che abbia dei contenuti corretti. Ecco. Quindi interessantissima anche dal punto di vista discorsivo, e l'approfondimento, ecco, lo faremo, e ci scusiamo ancora dei problemi tecnici che purtroppo. Noi prendiamo la palla al balzo, perché vi utilizzeremo come vettore per poter trasferire anche le nostre attività, che molto spesso non sono conosciute. Ecco, l'ingegner Ferri, proprio da questo punto di vista, credo sia particolarmente attento e interessato. Vai, Michele. Sì, buonasera a tutti. Allora, vorrei partire con una piccola premessa, nel senso che noi adesso stiamo vivendo la fase di aggiornamento del piano di gestione del rischio alluvioni. Io non so se tutti i cittadini hanno avuto modo di in qualche modo toccare quella che era la prima versione del piano di gestione del rischio alluvioni. Adesso siamo nella fase di predisposizione dell'aggiornamento di questo piano. E il taglio importantissimo, non voglio parlare di differenza perché è una soluzione di continuità, ma l'indirizzo fondamentale che ha dato il segretario generale al sottoscritto, che poi avevo il compito come un allenatore, far giocare tutta la squadra della direttiva alluvioni per cogliere gli obiettivi che ci ha dato il segretario generale, sono fondamentalmente nel nome della direzione che ha dato, la direzione che dirigo, che ha dato appunto all'interno dell'ufficio e che gestisce il piano di gestione di rischio alluvioni, e la direzione si chiama dell'idraulica, dell'innovazione e della ricerca. Quindi l'aggiornamento del piano, secondo gli indirizzi che ha dato l'ingegner Baruffi, doveva contenere fondamentalmente questi tre fattori. Il primo è facile da capire, perché dell'idraulica, piano di gestione di rischio alluvioni ovviamente tratta di materie legate all'idraulica, però la cosa importante, il grosso sforzo che abbiamo fatto tutti quanti all'interno dell'ufficio è quello di rispettare le altre due condizioni che ci ha dato il segretario generale, e cioè che fosse un piano innovativo e fosse legato al mondo della ricerca. L'innovazione è un piano, quindi è innovativo perché
è innovativo non soltanto nei contenuti, adesso vediamo poi alcuni aspetti, ma soprattutto perché alla fin fine l'aggiornamento a livello cartaceo di nuovo avrà pochissimo, ma sfrutterà tantissimo la tecnologia, sia per i contenuti, quindi tecnologia intesa come modellistica idrologica di altissimo livello, innovativa appunto, su cui viene sviluppato tutta l'analisi di piano e di gestione del rischio alluvioni, ma tecnologia anche per la comunicazione. Appena sarà diciamo licenziato dal comitato istituzionale il progetto di piano, sarà attiva per tutti i cittadini la piattaforma Sigma, che avrà il compito di colloquiare con i cittadini su questa materia, soprattutto in termini di ovviamente di contenuti del piano, quindi dati su cui sono state generate le informazioni del piano, le informazioni stesse del piano, le varie mappe, la possibilità anche di, attraverso procedure ovviamente codificate, di fare delle osservazioni e modifiche al piano stesso. Ma infine importante anche la ricerca. Una delle osservazioni che ci è stata fatta durante proprio la fase che si chiama di osservazioni prevista dalla legge, insomma, al progetto di piano, è stata quella di dire una domanda, un quesito: ma voi perché non lavorate di più con le università? Ecco, noi attualmente abbiamo 37 contratti, quindi sono contratti, non tra virgolette collaborazioni personali, sono proprio contratti fra istituti e l'autorità di bacino, di cui sono circa una decina italiane e le altre sono europee. Noi siamo attualmente vincitori di 8 progetti Horizon 2028, cioè la direzione dell'idraulica, perché poi ci sono anche le altre direzioni dell'ufficio, ma soltanto la direzione dell'idraulica, adesso parliamo del piano delle alluvioni, ha 8 Horizon attivi, e più un progetto strategico con Italia-Slovenia. Quindi vedete che il mondo della ricerca per noi è fondamentale e approfittiamo di queste esperienze per fondamentalmente imparare quegli aspetti che ovviamente sono di punta e che a noi mancano, per poi dopo valutarne la bontà e poterle mettere in pratica. Ecco, derivante proprio da questa esperienza con gli istituti di ricerca è una delle misure win-win di cui il segretario generale faceva prima riferimento e che è stata riconosciuta dall'Europa, il nostro ufficio, ma la regione Veneto e in particolar modo il Brenta-Bacchiglione, come esempio di applicazione di questo approccio, di questa tecnologia sulle piene, unici in Europa. Nelle linee guida c'è proprio il nostro caso come caso guida sulle alluvioni. E questa misura di piano, che è una misura di preparazione, si chiama Osservatorio dei cittadini per la gestione delle piene. È una misura di preparazione, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che io preparo i cittadini, siccome, tra virgolette, sono preparati, aumentano la loro capacità di rispondere a un evento alluvionale, riducendone l'impatto. Vi do una definizione di osservatorio dei cittadini, questa è una definizione ufficiale proprio delle linee guida della Commissione Europea, che devo dire con molto piacere abbiamo contribuito fortemente noi a dare. Un osservatorio dei cittadini è un ambiente virtuale in cui avviene una comunicazione bidirezionale fra cittadino e autorità. Dietro la semantica ovviamente ci sono poi i contenuti, quindi si capisce che un osservatorio dei cittadini, per essere un osservatorio dei cittadini, ha bisogno, per la definizione, di due aspetti, due ingredienti fondamentali. I cittadini, e questo è molto intuitivo perché si chiama osservatorio dei cittadini, ma l'altro aspetto che non va sottovalutato e che è nascosto nella parolina osservatorio dei cittadini, ma che è invece esplicito nella definizione, è che ci vuole anche l'autorità. Quindi non è soltanto un'applicazione di citizen science, cioè di tra virgolette coinvolgimento e impiego dei cittadini,
ma è una collaborazione paritetica, ovviamente ciascuno mantenendo i propri compiti e le proprie responsabilità, fra cittadino e autorità. E questo qui è un modo di fare partecipazione attiva. Quindi, a parte la partecipazione che ci dice la legge, il 152, l'articolo 67 adesso, vado a memoria, ma a parte il processo di partecipazione ci dice la norma, è una partecipazione passiva, cioè del tipo, sì, cittadini, fate le osservazioni al piano. Beh, questo è un po' un vecchio stile, cioè giusto, è giusto e ci vuole anche questa, però è un po' come quando anni fa, insomma, si faceva soltanto, si diceva, si narrava che le autorità, le regioni, i vari enti erano lontani dal cittadino, insomma, ecco, a parte invertite è la stessa cosa. Noi vogliamo fare una partecipazione anche attiva dei cittadini, una partecipazione utile poi alla fin fine, perché qui il giochino è quello di essere alla fin fine, cercare di essere tutti quanti in condizioni di sicurezza quando arriva un evento di piena, per limitare i danni. Quindi questo poi alla fin fine è lo scopo. E lo facciamo, quindi questa è una misura di piano, attraverso questo osservatorio dei cittadini, che ve lo posso raccontare sotto tre aspetti, sia quello tecnologico, perché è tecnologia, comporta tecnologia, sia quello sociale, perché riguarda la dimensione sociale, sia quello la dimensione informatica, cioè a livello di dati. Parto da quest'ultimo, cioè un osservatorio dei cittadini significa che la comunicazione appunto è bidirezionale tra autorità e cittadino, quindi non può essere che i dati che l'autorità dà al cittadino sono petabyte, pensate cartografie, shapefile, carta tecnica, cioè tutto idrogrammi, sezioni, lidar, eccetera, e il cittadino ti dà un KB, cioè fondamentalmente un solo cittadino ti manda un messaggio. Non è questo, significa che il peso della comunicazione deve essere uguale agli ordini di grandezza. Quindi, perché funzioni questa misura, vuol dire che se ci sono petabyte che vanno dall'autorità al cittadino, ci devono essere anche petabyte che vanno dal cittadino all'autorità, perché questo vuol dire un vero coinvolgimento sia in termini temporale, ma anche di spazio, diciamo dimensione di cittadini che siamo riusciti a raccogliere, quello che si chiama engagement of citizen, quindi proprio la capacità di fidelizzare i cittadini. E da un punto di vista di appunto sociale, l'osservatorio cittadini implica che praticamente i cittadini partecipano attivamente dando informazioni dal territorio per il monitoraggio dei corsi d'acqua, e allo stesso tempo l'autorità prende queste informazioni, le utilizza, dove utilizza vuol dire anche validarle, le elabora e le restituisce in modo tale che il cittadino possa avere poi delle informazioni elaborate che sono utili per i suoi corretti comportamenti prima, dopo e durante un evento di piena. Lo posso spiegare da un punto di vista tecnologico, che poi fondamentalmente è la spiegazione più come dire, immediata, che arriva prima, insomma, fondamentalmente a tutti, che è quella appunto tecnologica, perché si tratta fondamentalmente di scaricare un'app attraverso che sarà messa a disposizione dall'autorità di bacino, attraverso il quale i cittadini comunicano con l'autorità di bacino. Comunicano in che modo? Comunicano dando segnalazioni, facendo segnalazioni, fornendo dati importanti e significativi per il miglioramento delle performance dei nostri modelli previsionali e la restituzione di informazioni sulla concreta criticità idraulica esistente nel territorio prima, dopo, durante un evento di piena. Tenete presente anche che questo processo appunto di informazione e di scambio dei dati fra cittadino e autorità è importante, ma talmente importante che deve coinvolgere tutti i cittadini, ciascuno per le proprie competenze. Qui cito una cosa importante, che sono state fatte delle convenzioni con gli ordini professionali, in particolar modo ricordo gli ordini sul Brenta, l'ordine degli ingegneri di Venezia, Padova, Vicenza, l'ordine dei forestali,
sempre di queste tre, di questi tre, di questi tre importanti centri, proprio perché c'è il coinvolgimento dei professionisti, che sono ovviamente cittadini esperti, che quindi forniranno un certo tipo di prestazione in base al loro background, e che forniranno dei dati importanti. Esempio di dato importante: abbiamo installato delle e stiamo installando delle aste idrometriche munite di QR code lungo tutta l'asta del Brenta, del Bacchiglione, del Guagozzone, e semplicemente attraverso una lettura a QR code saranno in grado di fornirci praticamente il livello sul corso d'acqua. Questi sono dati importanti, attenzione, che non vanno ovviamente a sostituire la rete principale e importantissima di monitoraggio degli strumenti di misura della Regione Veneto, che è una delle eccellenze, fra le altre cose, una delle reti più, tra virgolette, importanti, pluvio-idrometrica, quella della Regione Veneto, che c'è in tutta Italia. Quindi quella è una risorsa che noi, e noi, quando dico noi, intendo tutti gli enti che sono coinvolti nella gestione della difesa del suolo, utilizziamo quotidianamente, ed è fondamentale, insostituibile, anzi abbiamo contribuito attraverso l'Osservatorio Cittadini anche a, tra virgolette, incrementare le stazioni presenti sul territorio. Quindi ribadisco, importante è misure di, diciamo, fornite tante misure che si appoggiano a una rete di livello e di qualità della Regione del Veneto. Ecco, questo è in riassunto. Poi ovviamente l'argomento è talmente ampio, io do la disponibilità, insomma, per approfondimenti, per adesso per le domande, ma insomma se ci sarà bisogno anche per particolari zoom su tutte le cose che ho detto, anche comprese quelle diciamo più tradizionali del nostro piano, anche se di tradizionale, lo dico, c'è poco, cioè l'unica cosa che c'è di tradizionale è rispettare i requisiti che la norma ci chiede di rispettare, per il resto è un piano, come dicevo prima, di idraulica, di innovazione e di ricerca. Grazie ingegner Ferri. Noi, la nostra associazione ha già fatto un'esperienza con la vostra autorità di questo tipo, mettendosi assieme alle amministrazioni comunali e alle protezioni civili di 17 amministrazioni e monitorando le rive di Brenta e Bacchiglione, portando poi la documentazione nella vostra sede. E questo ha portato anche a una modifica del livello di rischio di un vasto territorio fra Padova e Venezia. E quindi diciamo che già c'è questa sensibilità, ma certamente è molto importante che si allarghi e diventi patrimonio di tutti i cittadini. In ogni cittadino in realtà sente questo nome altisonante, distretto idrografico, ma la realtà è molto più vicina nei fatti, perché il corso d'acqua ha delle caratteristiche estremamente positive quando si passeggia e quando si è tranquilli, e possono diventare problematiche nel caso di piene, nel caso di frane. Noi addirittura ne abbiamo segnalate su Brenta oltre 200 in un 35 km da una parte e dall'altra delle arginature, e più di 80 per quanto riguarda il Bacchiglione su un percorso di circa 20 km. E quindi uno specchio, insomma, abbastanza preoccupante della situazione. Ok, detto questo, abbiamo ancora a disposizione 7 minuti esattamente. Come vogliamo concludere la serata? Domanda, scusa, una breve considerazione importante, che penso proprio per il mezzo che state utilizzando rappresenta un modo di trasferire ai cittadini. Bisogna anche essere istruiti, quindi le cose non vanno fatte in modo così casuale, ma noi metteremo a disposizione proprio la possibilità di essere istruiti, e questo permetterà al cittadino prima di tutto di non andare a correre dei rischi sbagliati, ma anche a dare le notizie migliori, proprio come, certo, contributo fondamentale. Anche nel canale corretto, è importante. Ecco, mi permetto di intervenire, ecco, per dire che questa sera abbiamo fatto una puntata un po' diversa dal solito, svolgendo una funzione, diciamo così, di servizio pubblico, ecco, quindi mettendo a disposizione la trasmissione per il distretto idrografico Alpi Orientali. Naturalmente confidiamo di continuare questa collaborazione e di avervi ospite ancora. Ho sentito prima il dottor Bisaglia e
che poi comunque anche nella relazione del dottor dell'ingegner Ferri, collega Ferri, mi scusi, ecco, che si citava il caso, anzi esattamente l'espressione è stata l'esuberanza dei contratti di fiume. Io sono stato anche il coordinatore di questi processi, di uno di questi processi, ne ho seguiti molti, e io naturalmente confido molto in questo tipo di processo, come strumento, come volano anche, no, delle politiche di pianificazione dall'alto, ecco, quindi diciamo come strumento di collegamento, ecco, potremmo dire, tra il distretto idrografico e poi l'applicazione dalla dimensione apicale alla dimensione concreta, ecco, nei piccoli corsi d'acqua, nei bacini e quindi nelle comunità. Però confesso naturalmente che sì, c'è stata una fase in cui questi processi erano vivaci, e invece adesso purtroppo molti di questi percorsi di democrazia partecipativa si sono interrotti. E questo naturalmente mi spiace molto, ma spero che naturalmente anche grazie all'intercessione, ecco, del distretto idrografico al Piemontari, questa catena, ecco, si rimetta in moto e quindi anche questi processi diventino uno strumento di applicazione anche dalla pianificazione alle politiche e poi alle azioni concrete che vanno declinate naturalmente nel territorio, ecco, e nella comunità. Assolutamente sì, infatti le iniziative che vi abbiamo prima esposto hanno poi come logica, diciamo, come logico riferimento strumenti come quelli che lei ha richiamato, che senza dubbio vanno affinati un po' nella loro, diciamo, nella loro funzione, ma so che anche il Ministero dell'Ambiente in questo momento sta proprio operando nel senso, diciamo, di migliorare ulteriormente le performance di questi strumenti che hanno degli obiettivi molto importanti e molto precisi. Io credo che alcuni passaggi potranno essere fatti molto positivamente nel momento in cui i contratti di fiume diventeranno anche strumento operativo nel quale poi prendere la pianificazione e trasferirla attraverso, come dice proprio la norma del 225, aiutare a portare concretamente le azioni preparate, no, e organizzate in un fatto concreto. E quindi prossimamente il distretto sarà chiamato proprio a dare un concreto aiuto per portare a compimento alcune proprio contratti molto specifici, ma spero sia l'inizio di un percorso che ci porterà poi a trasferire i piani in un fatto concreto attraverso questo strumento fondamentale. Quindi abbiate fede, perché il Ministero dell'Ambiente in questo momento sta proprio lavorando anche per poter migliorare le performance di questi strumenti. Quindi non è niente di accantonato, ma anzi è una rivisitazione per dare maggiore forza e capacità. Ci sta, ci siamo. E io, se c'è qualche minuto, mi piacerebbe trasferirvi qualche elemento affinché tutti possano conoscere i canali attraverso i quali poter interagire con la pianificazione di bacino, proprio perché il cittadino deve avere la possibilità di dare il proprio contributo. Io parlo sempre di contributo, parlo sempre di modo attraverso il quale dare proprio impulso e non, diciamo, rendere, vedere sempre in termini proattivi, costruttivi. Quindi se ci sono 5 minuti, diamo un breve flash. Abbiamo 2 minuti, ingegnere. Indirizzare, sì. Sì, allora proseguo allora con molto molto rapidamente quella che doveva essere il percorso di consultazione, sì, che avevamo impostato sia per presentare l'aggiornamento del piano alluvioni, che è quello dell'aggiornamento delle acque, che prevedeva la pubblicazione anche parecchi anni prima, insomma, del piano e del progetto di piano. Ricordiamo, il progetto di piano dovrebbe essere pubblicato a dicembre, salvo proroghe dell'Unione Europea. E sostanzialmente queste fasi di consultazione che noi abbiamo previsto e che sono consolidate un po' dalla prassi che abbiamo già messo in campo per i piani precedenti,
prevedevano appunto già delle attività che riportavano dal confronto in presenza al confronto invece un po' più a distanza. Questo anche perché ci eravamo resi conto che in effetti girare tanto forse era utile, però di fatto non si riusciva a raggiungere molte persone. Quindi da questo punto di vista noi vado avanti rispetto a quelle che erano le varie fasi e i soggetti portatori di interesse. Noi avevamo trovato dei luoghi della consultazione, dei punti dove fare, dove trovarsi, eccetera. Tutto questo però ci è scontrato con quello che è stata la realtà, che però ci ha trovato pronti da questo punto di vista, perché avevamo già strutturato la possibilità di incontrare e di scambiare informazioni anche a distanza attraverso le videoconferenze e attraverso la realizzazione di una piattaforma partecipativa specifica. Noi abbiamo attivato un canale YouTube, abbiamo attivato una pagina Facebook, abbiamo attivato un profilo Telegram e attraverso questi social noi continuiamo a dare un'informativa aggiornata di quelle che sono le iniziative che sono realizzate dall'autorità di bacino proprio nell'ambito del percorso partecipativo. In particolare la piattaforma partecipativa, che è raggiungibile dal sito www.alpiorientali.it, ha tutta una serie possibilità di fornire contributi e rivedere un po' tutti gli incontri di partecipazione che abbiamo fatto, che in tal modo permette di lasciare in maniera fissa e disponibile queste un po' come questa trasmissione che stiamo facendo adesso, la possibilità di fornire dei contributi nella costruzione del piano. Il prossimo appuntamento molto importante è l'appuntamento di dicembre, salvo proroghe che dovrebbe arrivare dall'Unione Europea. A dicembre saranno pubblicati i progetti di piani, i progetti di aggiornamento del piano di gestione delle acque e del piano di gestione del rischio di alluvioni. Attraverso questi canali social e attraverso la piattaforma partecipativa voi potrete trovare tutti gli strumenti per contribuire in maniera costruttiva proprio alla modifica eventuale, all'aggiornamento, al miglioramento dei progetti di piano per come li abbiamo disegnati. Per cui l'elemento fondamentale a questo punto è il sito www.alpiorientali.it, dove si potranno trovare tutte le iniziative in essere da questo punto di vista. Ecco. Ho fatto un po' sintesi, ma insomma, per rimanere entro i... Benissimo. Perfetto, io direi che abbiamo in questa maniera completato questa panoramica. Io ancora mi scuso con gli ospiti dei problemi tecnici e riconfermiamo la nostra disponibilità per approfondimenti, per tornare sulle argomentazioni. Quindi è stata veramente una serata per noi molto costruttiva, molto interessante, direi Alessandro, quindi ci ha dato delle informazioni di notevole spessore, di notevole importanza. E vediamo comunque di approfondire queste argomentazioni e anche l'editore si è reso disponibile a poi rimediare questi incidenti che purtroppo capitano nel sistema digitale, insomma. Quindi ringraziamo i nostri ospiti, l'ingegnere Francesco Baruffi, il dottor Matteo Bisaglia, l'ingegnere Michele Ferri per la disponibilità, per quello che ci hanno ben descritto e vi diamo appuntamento a 18:15 di giovedì prossimo con Pillole d'Ambiente, con noi sempre assieme a parlare d'ambiente e di fiumi. Grazie, buona serata. Buona serata, arrivederci.